Hello. This is Pantaloni. I am Capitano. It's a video. Festa Little Italy Bronx, il Ferragosto si festeggia il 10 settembre. Ballano tutti, devo ballare pure noi. Italia! What planet are you from? I'm from Seville. What planet? Venice! Is that a planet? Bentornati nel canale di Chiarelli di Boss per contenuti, servizi, anteprime, consigli su New York e Stati Uniti d'America, ma anche viaggi al femminile. Iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Questa è la mia esperienza al Ferragosto nella Little Italy del Bronx. Non necessariamente la promozione di attività o cibo italiano spesso rivisitato. Ci tengo a mostrare come le persone del posto festeggiano questa ricorrenza e raccontare storie autentiche di immigrati, figli, nipoti o pronipoti di immigrati, ascoltandole direttamente da loro. Ma come mai si festeggia il Ferragosto il 10 settembre a New York? Da oltre 25 anni, commercianti di Art Avenue e East 187esima strada decisero di portare la festa tricolore a New York per coinvolgere visitatori e abitanti del quartiere con cultura, musica, teatro e ovviamente il buon cibo della tradizione italiana. Ma la data del 15 agosto non attraeva un gran numero di visitatori, perché molti abitanti della zona erano fuori per l'estate, le scuole e la Fordham University ancora chiuse, e si è così pensato di spostarlo alla prima domenica dopo il Labor Day, una festa americana che festeggia i lavoratori. Da allora la festa di Ferragosto continua a crescere ogni anno, attirando migliaia di ospiti che arrivano anche da lontano per partecipare a questa giornata che coinvolge famiglie e generazioni intere di italiani e non a New York. Sono scesa a Fordham perché, nonostante la pioggia, volevo passare in una delle vie principali per farvi vedere un po' la parte commerciale e la vita qui in questa zona prima di Belmont, che è il quartiere della Little Italy del Bronx. In realtà si potrebbe scendere anche alla fermata precedente, che è la 182-183esima strada, con la linea arancione D. Volendo c'è un autobus che si può prendere, il B12, questo qua vicino a me, che arriva direttamente ad Arthur Avenue. Stanno svendendo tutto. La Fordham Road, che è quella che sto percorrendo. Thank you! Sempre un sacco di complimenti. Che bello! La Fordham Road, che è la che sto percorrendo per arrivare al Ferragosto della Little Italy del Bronx, è quella che mi sta anche per portare alla Fordham University, l'università del Bronx, dove ha studiato anche l'ex presidente Trump. Visto che mi hanno fatto complimento per l'outfit, ve lo faccio vedere. C'ho un due pezzi, arancione e fucsia. Qua all'incrocio con la East 186 and Hugs c'è l'Enrico Fermi Cultural Center, che fa parte della New York Public Library, una delle 92 sedi che ci sono tra Bronx, Manhattan e Staten Island. Ecco un'enorme lavanderia gettoni. Un sacco di gente sta andando verso la festa. Okay, let's see what they have. Hi! What's your name? Jim. Jim from Italy? Jim, what's your last name? My last name is Anderson. Anderson doesn't sound Italian. No, I was adopted. I'm fully Italian. Oh! And my dad's last name is Anderson. Proviamo un po' di formaggio da te. Hi, can I try some cheese? Sure, what would you like to try? This is artigiano cheese with balsamic. This is a specialty cheese. What's the name? Artigiano cheese with balsamic. Artigiano cheese con balsamico? Sì. Parmigiano reggiano? Sì. Buonissimo. I know already. Grazie. This is prima donna. This is actually my favorite. Proviamo anche prima donna. Entriamo da Tate Brothers, in attività dal 1915. Eccolo qua.
parmigiano reggiano. 14,99 al pound. Cos'è? Parmigiano, balsamico e cipollina. Parmigiano, balsamico e cipollina. It's really good. Say it on camera. Questo è per me, per il tasting. Prosciutto di Parma. Questo si chiama Moliterno con Sardegna. Con tartufo. Anche il tartufo. Lui è Mike. Ciao, come stai? Mike, da quanto lavori a Teitel? Come 40 anni. 40? E parli anche italiano? Sì, lavoro nella cucina a Bruxelles per 35 anni. Quando è finito la cucina è venuto a casa. E sei nato qua nel Bronx? Sì, New York. Dove? Manhattan. Proviamo, prosciutto crudo? Prosciutto crudo e prosciutto di Parma e questo è balsamico, è 25 anni stagionato. Mmm. Saporito. Questo è parmigiano reggiano, questo è Moliterno con tartufo. Allora, qui abbiamo zeppole, l'unica cosa italiana che vedo, e sono queste. Sei italiano? Sto imparando a parlare italiano. Bravo, perché? Going on Tuesday. Why are you learning Italian? My whole family is Italian, so I wanted to learn the language my mother refused to teach me. Where is your father from and where is your mother from? My father's family is from Calabria, and then my mother's family is from Lazio. Okay, and you guys have a store here on Arthur Avenue? No, I've just an online store that I do pop-up, so got it. Came out to the Bronx for the What's the name of it? The Wooden Spoon. Grazie. Prego. Questa è la storia più assurda che io abbia mai sentito. Sembra proprio un film, ma è la realtà. È la realtà di Madonia Bakery. E vogliono che lo dico, ho scelto questo posto perché è la mia panetteria preferita. E ho scoperto, che sono marchigiani, quindi ancora di più. This is my grandfather. He came here very young and wanted to open the bakery. He was helped by a cousin that was here and he started it. What's his name? My grandmother, Mario Madonia. These are his children. So this is my Aunt Connie, my Uncle Frank, my Aunt Tess, and my dad, Peter, who then took over the bakery with my Uncle Frank. He took over the bakery after my grandfather retired. My uncle stayed in the front, but my father actually was the baker. And he was born in the bakery. In the 1920s in the States, they illegalized alcohol. So many people started to make alcohol in their own homes. And there was a car chase with the polizia. One of the cars crashed through the window of the store. La mia bisnonna was working behind the counter, 6 months pregnant, went into labor and had my grandfather in the store. They put him in a little bread box right by the oven, kept him warm, and he survived. That's an incredible story. Can you say, what can I get you? What can I get you? Qualsiasi cosa marchigiana. Abbiamo qui i grissini che ancora non ho mai provato, ma forse Daniel me li sta mettendo nella busta. Abbiamo le friselle, che è tanto che non mangio. There you go, I brought you everything. Cosa c'è qui dentro? Allora, i taralli. Wow! Pane di oliva. Oh, il mio preferito! I grissini. Grazie. I biscotti di pignoli. Quali? Biscotti di pignoli. Oh! Per colazione? Grazie Daniel! Grazie! Grazie! Ciao! Per questa festa anche gli arrosticini di D'Abruzzo! What are you eating? Skewers. Arrosticini? Yes! How are them? Delicious! Best food of my life! Let me see them! Take one out! Nice! Abbiamo anche Borgattis che partecipa a questo Ferragosto dal 1935, famiglia emiliana. Andiamo a conoscere Chris. Chris sta venendo fuori e ci
ci parliamo adesso appena esce. So we're here with Chris, which is part of Borgatti. I think you now own and manage Borgatti, right? Well, I kind of inherited the store here, the family business. Of course, I'm the third generation, and my children are now involved, so we're now fourth generation. So I know your grandparents immigrated from Italy. That's correct, yes. From Emilia Romagna? Yes, and actually grandpa was from Modena. Modena, okay. And grandma was from Bologna. Yes. And they knew each other, but when they came to the United States, they came to the port of Boston. Okay. And that's where they reconnected, and they got married in 1907. And I believe they were up in Lowell, Massachusetts area. Okay. But it was because of a job in New York City, which was with the Pastene company, which my grandfather was working for. The same year they got married, 1907, they came down to Lower Manhattan and started family in 1908. Eventually, they had six children by the time they opened the store in 1935. Grandpa was now 50, my grandmother was now 48. Wow. And the oldest son was probably around 27, and the youngest could have been about 9. And my father was 18. Okay. When the store opened. And my dad was born here in this neighborhood, down on Crotona Avenue, back in 1917. And dad was the one to continue to run the business after serving in the Navy during World War II. That's so interesting. Yes. So they didn't come through Ellis Island, they actually came through Boston. Correct, yes. I wanted to ask you, in a few words, what do you sell here? Like, what do you have everything handmade, right? Pasta handmade, ravioli is your specialty? Okay, yes, we make our fresh pasta, ravioli, the egg noodles. You know, I'm using equipment, machinery, mm-hmm. but it's a process of pulling the mixture out mm-hmm. and working it through rollers in order to get it to the thickness and texture I need. In order for our customers, when they come in, we cut it up for them. And we have the machines now for raviolis, of course. But when it started out, my Uncle George, who was the second oldest son, actually made a ravioli form out of wood for my grandparents really? To make ravioli, yes. In mattarello? Yeah, the old-fashioned way, yes. Yeah. And I see there's a picture behind us. Oh, yeah, of my grandparents, yeah. That's Lindo and Maria, yes. Thank you so much, Chris. It always was a pleasure. Always a pleasure. God bless. Always. I just met them on Arthur Avenue. What food have you tried so far? This was some pasta and it was good. Got some pasta samples and we're gonna go to Pianini's for having a little sangria with peaches inside. They have the best sangria, Pianini's, you gotta go. Got it. And is this your first time doing Ferragosto? No, this is my second time. Second time. Yeah. Where are you from? From the Bronx, I'm around the corner. Awesome. Yeah. I would love to know your favorite food later. Okay, come back. I hope to find you. Oh, it's Barbie. Oh, look at Barbie. I love your movie, darling. Oh, you're wonderful. Qui dentro c'è una persona. What are you drinking? Siamo arrivati adesso da Mario e ho conosciuto Regina, che è di quinta generazione, ancora lavora qui in questo ristorante ad Arthur Avenue, Little Italy del Bronx. We're gonna ask a few questions. We would love to know a fun fact about this place. Fun fact. Well, we enjoy fun. Like today is a fun day. We do have music some nights and we try and get people involved and we like to make the experience the best possible. What type of music do you usually have? We have all kinds of music. It's usually a singer and he plays everything from Italian music to oldies. Awesome. And when was Mario established? In 1919 by my great-great-grandmother Scholastica. So it's over 100 years old. 104 years old, started by a woman, continues by a woman. And you told me that you're fifth generation. I'm the fifth generation. Can you tell me more about the memories you have with your family here? Well, I remember being here all the time because obviously everybody worked, and it was nice back then because we had like three or four generations here at one time. Wow. Where now I'm here by myself. Mm.
Were you born and raised in the Bronx? I was born in the Bronx, mm-hmm. raised in Westchester, and I live in the Bronx now. Okay. What about your great-great-grandmother? Did they come through Ellis Island? Yes, they did. And they came from Naples. And okay. They were in Harlem, and then they came to the Bronx. And I know Marios have been featured in a few movies and TV shows. Yes. Can you name some? Sopranos, Idolmaker, The Godfather, we were in the book. They didn't film it here, though. Seven Ups. Awesome. Yeah. So old movies, but yeah. Let's go try some of your pizza and panini. Oh, great. You've been spreading lies. E ci mangiamo una slice di pizza che ci hanno lasciato e un panino con pomodoro, mozzarella e pesto. Let's do it! Italiana? No. Where are you from? Originally Philadelphia, but I went to Florida. I graduated in 2020. Oh, so. That's why you're here? Yeah, we come every year now. Do you have some Italian family? No, we're all Irish. Okay. But I still love it. Ciao, come stai? Buon Ferragosto. Buon Ferragosto. Allora. Ferragosto a settembre. Settembre. Tu parli italiano? Un po'. Un po'. Allora, intanto grazie per questi dolci, il cappuccino. Siamo qua da Gino's Pastry. Loro non hanno uno stand su Arthur Avenue, ma siamo venuti a trovarli in pasticceria. Allora, qual è la vostra specialità? Cannoli. Sì? Però questo è un cannolo particolare? Un pistacchio e cioccolata? Questo si chiama Donoli. Donoli? È cannoli con la D. Donoli. Ah, tipo donuts? È come un bomboloni. È un po' caldo. E l'altro è pizza dolce, la ricotta cheesecake. Un fun fact di Gino's. 1960 mio padre ha aperto la prima pasticceria con $500 e un penny. L'anno di apertura di Gino's? 1960. Io lavoravo con mio padre da quando ero 5 anni. Da 5 anni hai iniziato a lavorare? Perché non esiste tanto babysitter, no? Ah. La famiglia non era assai. Insomma, mi portavo sempre alla pasticceria. Are you an only child? No, there's six of us. Six of yeah, us? Yeah, with the Italian braided bunch. Oh, and you're the only one working at Gino's? Yeah. We get a lot of, a lot of tourists come. I'll go behind you. But the big difference over here is that you came in here. We speak Italian. Loro parlano ancora italiano. È importante. Non tutte le attività si trova chi parla italiano. Io parlo un po' barese, però se parlo italiano ammazzano un po'. When we opened up the pastry shop in 1960, the feast used to go from 30th Avenue all the way down to the Bronx Zoo. Oh, really? That was huge. That was the feast. Then it got shorter. L'ultima domanda. Chi sono tutte queste persone nei quadri? The Sopranos, a lot of them come. Dominic Cinesi viene sempre. Federico Castelluccio viene sempre. Chaz Palmentieri sta qui. Giocatori di Yankees. They come here. So we got a lot of surprises we got. Mo ti faccio un Santa Rosa. Vai. Come dice l'America, holy shit. Grazie. Ciao. Irene, ehi. Ma la gente che parla italiano, dove sta? Boh, io e te. Siamo noi. Adesso che è tornato il sole, questa festa all'Idolito dei Bronx è ancora meglio. Ci siamo allontanati per vedere se stesse succedendo qualcos'altro nella zona. Tornerò sicuro per intervistare altri proprietari di ristoranti e pasticcerie italiane a Lidl Italy. Qualche commento, feedback? Che mi sarebbe piaciuto di più sentir parlare italiano. Però il Ferragosto a Lidl Italy nel Bronx si festeggia il 10 settembre. Un commento che volevo fare
riguarda il fatto che ovviamente l'italianità al 100% io ancora non l'ho trovata da nessuna parte, a meno che non vado in alcuni ristoranti italiani autentici, ma non c'è una vera e propria comunità che serve o che propone prodotti o italianità al 100%. Ovviamente Irene c'ha un altro parere, perché Irene viene dall'Italia, quindi questo festival lo paragona all'Italia, invece lo paragono a quello che c'è di italiano a New York. Esatto. E c'è un'enorme differenza tra la Lidl Italy del Bronx e la Lidl Italy di Manhattan, di cui farò un video e poi lascerò qua sopra, con le differenze di quello che si trova in città a Manhattan e nella Lidl Italy del Bronx. Tu cosa dici di questo Ferragosto di Lidl Italy nel Bronx? Mi è piaciuto, però effettivamente sì, non ho ritrovato quello che mi aspettavo, quindi... Cosa ti aspettavi? Sentir parlare molto di più italiano, molte più persone italiane, invece oggettivamente ne abbiamo incontrate due, forse una. Ma una cosa che vorrei sottolineare è il fatto che molte più attività su Arthur Avenue, quindi Lidl Italy del Bronx, hanno persone che parlano almeno un po' di italiano rispetto a quelle della Lidl Italy che sta tra Chinatown e Soho, che là veramente di italianità non c'è assolutamente più niente. Vorreste sapere di più sulla storia dei commercianti italiani nella Lidl Italy del Bronx o vedere le differenze tra la Lidl Italy del Bronx e quella di Manhattan?